Gli anglosassoni la chiamano Killer Whale, balena assassina, un nome che nel passato incuteva terrore ai marinai. I romani la chiamavano orca, ma questo nome, preferito dai naturalisti che vogliono evitare il termine assassina, significa tuttavia pur sempre demone infernale. Eppure non è un feroce predatore, ma un carnivoro dal carattere docile e mite, un cetaceo della famiglia dei delfini. Un maschio può raggiungere il peso di 8 tonnellate. Le orche non temono alcun avversario e in branco attaccano persino le grandi balene. In questo eccezionale filmato, una balenottera azzurra è aggredita e ferita a morte vicino alla costa californiana. I subacquei temono le orche. In un manuale di immersione del non lontano 1963 si afferma: la sola cosa da fare in caso di attacco da parte di un'orca è pregare. Nonostante la fama sinistra, migliaia di spettatori affollano ogni giorno i delfinari del Nord America, la cui attrazione principale è costituita proprio dalle orche. Questa bambina è sorda e comunica con il linguaggio dei segni. In questo momento, con la mano destra, sta dicendo: ti voglio bene. In questo film cercheremo di capire come è cambiato l'atteggiamento degli uomini nei confronti delle orche e cosa abbiamo scoperto di nuovo su questi grandi predatori. Negli Stati Uniti, il pubblico incominciò a trasformare l'antica paura in ammirazione e rispetto, soprattutto in seguito ad un episodio riportato dalla televisione canadese nel 1964. Era stato arpionato un giovane esemplare di orca da usare come modello per una riproduzione in grandezza naturale destinata all'acquario di Vancouver. L'animale non morì e fu trascinato ferito nel porto di Vancouver, dove fu rinchiuso in un grande recinto. La docilità della piccola orca destò notevole stupore e migliaia di persone vollero vedere da vicino l'animale, al quale venne dato il nome di Moby Doll. Dopo un paio di mesi, l'orca riprese a nutrirsi, divorando ogni giorno quasi un quintale di pesce arricchito con vitamine. Moby Doll divenne una celebrità. In quel periodo, il responsabile dell'acquario era il dottor Murray Newman. Intervistato, lo scienziato spiegò che era stato possibile registrare attraverso un idrofono i suoni emessi dall'orca. Riguardo all'eventuale loro significato, disse che potevano essere dovuti alla curiosità o palesare uno stato di nervosismo, oppure costituire un richiamo per altri individui della stessa specie. Alla domanda se riteneva possibile catalogare i vari suoni, rispose che l'obiettivo dei ricercatori era proprio quello di riunirli in gruppi separati e ritrasmetterli quindi all'animale per osservarne le reazioni. Moby Doll morì un mese più tardi, dopo 88 giorni di cattività. L'autopsia rivelò che era un giovane maschio. Oggi suoni e richiami simili ai suoi vengono registrati nell'oceano al largo delle coste dell'isola di Vancouver. Qui, nelle acque dello stretto della Georgia, sono stati fatti i primi studi approfonditi sulle orche, finalmente considerandole non dei feroci predoni, ma mammiferi socievoli, organizzati in gruppi familiari e in grado di comunicare fra loro. Queste voci provengono dal gruppo chiamato Jay. Ogni gruppo possiede un proprio dialetto, cioè una serie di richiami caratteristici. In quest'area a sud dell'isola di Vancouver risiedono stabilmente tre gruppi di orche, per un totale di circa 90 esemplari. Il dialetto del gruppo Jay
è molto simile alla voce di Moby Doll, registrata nel 1964. Ogni gruppo possiede un repertorio di una dozzina di richiami e il richiamo emesso da un animale è solitamente ripetuto dagli altri individui del gruppo. Sebbene oggi si disponga di informazioni più complete di quelle possedute dal dottor Newman, la nostra interpretazione del linguaggio delle orche si limita a riconoscere i vari dialetti. In questo stesso luogo fu arpionato Moby Doll più di 20 anni fa e questo è probabilmente il gruppo al quale apparteneva. Più a sud, attorno alle isole San Juan, poste tra l'isola di Vancouver e la costa dello stato di Washington, alcuni ricercatori statunitensi hanno rilevato più volte il gruppo J. Questo gruppo si muove in un'area di quasi 350 chilometri, che percorre interamente ogni 10 giorni circa. E per molti aspetti offre condizioni ideali di osservazione, perché è stabilmente presente ed è costituito da individui particolarmente docili. La struttura sociale è tipica. 8 femmine, con 7 piccoli di diversa età, seguite da 3 maschi adulti. Salti come questi, con il corpo che esce completamente dall'acqua e ricade con grande fragore, sono quasi certamente un tipo di attività sociale, un modo di comunicare all'interno del gruppo. Il rumore, infatti, si può udire sott'acqua a chilometri di distanza. Seguendo assiduamente i 3 gruppi residenti attorno alle isole San Juan, è stato possibile fotografarne tutti i membri e dar loro un nome. L'identificazione avviene osservando la forma della pinna dorsale e le cicatrici sulla sella grigiastra. Le fotografie sono state inserite in un manuale, in modo da consentire l'identificazione ad altri ricercatori, anche se si tratta di un compito difficile che richiede una lunga esperienza. Le ricerche cominciano soltanto oggi a dare i primi risultati. Ad esempio, sappiamo che le orche possono vivere in natura fino a 70 anni. E che le femmine generano un solo piccolo a intervalli di tempo che variano dai 3 agli 8 anni. Sappiamo anche che hanno dei territori di pesca preferiti, ad esempio dove si riuniscono vasti banchi di salmoni, nel tratto di mare che va dalla costa dello stato di Washington fino alle acque canadesi. Non sembra esserci una divisione di territorio fra i 3 gruppi. Generalmente i gruppi cacciano separati, ma talvolta si riuniscono in un unico grande branco, composto da quasi 90 individui. Dei 3 gruppi, quello chiamato J è il più osservato e il più studiato. Viene comunque tenuto sotto osservazione anche un altro branco, al quale è stata data la sigla K. Il maschio più grosso, K1, viene riconosciuto da 2 tacche sulla pinna dorsale ed è oggetto di studio sin dal 1973, quando era già un maschio adulto. Lungo lo stretto di Harrow, tra le isole di San Juan e Vancouver, il passaggio delle orche può essere osservato molto bene non solo dalle imbarcazioni, ma anche dalla costa. Il whale watching, ovvero l'osservazione dei grandi cetacei, è divenuto un diffuso passatempo in questa zona e le osservazioni degli appassionati, riportate regolarmente ai ricercatori, costituiscono un utile contributo agli studi. Ma non è necessario vivere sulla costa per poter osservare le orche. Infatti oggi sono l'attrazione di punta di numerosi delfinari. Su questo tipo di iniziative che trasformano le orche in un grosso affare esistono opinioni molto contrastanti. Per alcuni questi grandi delfini vengono imprigionati e sfruttati al solo scopo di divertire. Per altri i loro giochi possono essere anche motivo di studio. E sicuramente hanno contribuito a far conoscere questa specie al grande pubblico. Presso il SeaWorld di Miami, in Florida, c'è il più grande delfinario del mondo. Migliaia di spettatori sono attratti dagli spettacoli delle orche, replicati più volte al giorno. Sono spettacoli rumorosi ed eccitanti, che
che forniscono una dimostrazione della grazia e potenza di questi grandi animali. Degna di considerazione è anche la pazienza degli addestratori o, secondo i punti di vista, quella delle orche. Gli intervalli tra gli spettacoli sono destinati all'addestramento, durante il quale non vengono distribuiti premi, né viene impiegata la forza. Si è capito che le orche sono troppo intelligenti per accettare uno zuccherino e troppo grosse per prendere ordini. Perciò non vengono distribuiti pesci come ricompensa. Il cibo è a disposizione in ogni momento della giornata. Sembra che per questi splendidi animali sia sufficiente l'allegro e talvolta energico rapporto esistente con gli addestratori. Alcuni segnali sembrano ovvi, ma la risposta che se ne ottiene è molto sottile e personale. Se qualcuno di noi facesse questo gesto alle orche, esse capirebbero perfettamente cosa vogliamo, ma probabilmente non farebbero niente. Infatti rispondono solo ai segnali di una persona conosciuta e della quale si fidano. L'instaurazione di un simile rapporto fra uomini e animali richiede molto tempo. Ed è noto che alcune specie rispondono meglio di altre. Pensiamo ad esempio ai cani rispetto ai gatti e alle scimmie, notoriamente difficili da ammaestrare. Le orche rispondono perfino meglio dei cani e mostrano di apprezzare la compagnia degli esseri umani e la varietà degli esercizi proposti dagli addestratori. Ci sono diversi tipi di attività ogni giorno: gioco, addestramento, apprendimento di nuovi esercizi, familiarizzazione con gli addestratori. Le attività si susseguono sempre in sequenza casuale, per tenere desta l'attenzione degli animali che non sanno quali esercizi dovranno eseguire di volta in volta. Le attività che risultano da queste sessioni sono quasi sempre frutto delle idee delle orche, più che degli addestratori. In effetti si può affermare che siano loro a indicare cosa vorrebbero fare, e spesso sono proprio numeri ideati da loro a essere inseriti negli spettacoli. L'impatto di queste manifestazioni sul pubblico è stato enorme. Sono finiti i tempi in cui l'addestratore di orche era considerato alla stregua di un domatore di leoni che rischiava la vita a contatto con animali infidi e feroci. Questi spettacoli hanno, se non altro, avuto un grande merito: quello di aver ribaltato l'opinione pubblica sulle orche. Cosa pensino le orche dei delfinari rimane ovviamente un mistero. Molti sono convinti che si sentano prigioniere e che, costrette nei confini della piscina, soffrano fino a impazzire lentamente. Altri fanno invece notare l'aspetto ben nutrito, la vivacità e l'apparente buona salute di questi animali, che inoltre sembrano apprezzare la varietà della loro vita quotidiana e trovarsi a proprio agio in presenza del pubblico. Lo spettacolo, frutto del paziente e quotidiano addestramento, attrae un pubblico sempre più numeroso. Nulla è paragonabile alla sensazione che si prova ammirando dal vivo la grazia e la potenza delle orche in azione. Non esistono due spettacoli uguali. Ciò evita la noia e mantiene vivo l'interesse delle orche. Questo esercizio è stato inventato dall'animale ed è stato presentato al pubblico dopo quasi un anno, quando cioè l'uomo è stato in grado di eseguirlo.
Tutti gli esercizi, o comportamenti, come vengono chiamati, derivano da atteggiamenti naturali, che possono essere osservati comunemente anche nelle orche in libertà. Per appagare l'interesse del pubblico, alcuni comportamenti sono esaltati o prolungati, ma un gioco come questo, ad esempio, fa parte della normale vita quotidiana delle orche. In natura, il guardarsi attorno sopra la superficie dell'acqua è chiamato dagli etologi spiare. Tuttavia, nello spettacolo, l'animale prolunga la spiata per un tempo molto superiore a quello consueto. La perfetta sincronizzazione di più animali è un comportamento naturale che deriva dal particolare ritmo di respirazione durante gli spostamenti. L'unità dei gruppi nasce dal rapporto madre-figlio. I piccoli, infatti, seguono la madre molto da vicino. E poiché la coordinazione è una regola nella vita delle orche, è abbastanza facile incoraggiare questo comportamento ai fini dello spettacolo. Esibizioni come queste, con animali sani, ben nutriti e ben accuditi, hanno convertito l'atteggiamento dell'uomo comune nei confronti delle orche, dal terrore al rispetto e all'ammirazione, e spesso anche all'affetto. Ma al SeaWorld si è ottenuto molto di più. Per la prima volta un'orca in cattività ha partorito e allevato con successo un piccolo. Tutto ciò depone a favore della qualità della vita delle orche nel delfinario e dei loro buoni rapporti con gli addestratori. Questi hanno scoperto che le orche gradiscono molto essere spruzzate con l'acqua. Sono animali molto sensibili, con una pelle sottile e delicata, e apprezzano le carezze e i massaggi eseguiti con getti d'acqua. Proprio come ai gatti piace essere grattati dietro le orecchie. Accudire questi animali richiede un'applicazione continua, per capire e anticipare le loro necessità. Quando Kandu, una delle femmine del SeaWorld, divenne gravida, gli addestratori per 6 mesi le insegnarono a presentare correttamente le mammelle, se veniva toccata in un certo modo, come poi avrebbe fatto il piccolo. Altre orche in cattività avevano già partorito più volte, ma i piccoli erano sempre morti, perché la madre non aveva saputo o voluto allattarli. Il 26 settembre 1985, dopo 15 mesi di gestazione, Kandu diede alla luce una femmina. Il parto fu ripreso con una telecamera. La piccola fu chiamata Baby Shamu, come il padre. Iniziò a respirare da sola e presto nuotava vigorosamente nella piscina, accolta da festose grida di saluto. Forse grazie alla presenza di un'altra femmina, una vicinanza non insolita in natura, Kandu era evidentemente rilassata e tranquilla e iniziò immediatamente a nutrire Baby Shamu come le era stato insegnato. Baby Shamu non aveva ancora un anno di vita quando cominciò a partecipare allo spettacolo con i suoi genitori. Baby Shamu non ha dovuto imparare i movimenti dell'esibizione o il significato dei segnali. Come tutti i piccoli dei cetacei, imita semplicemente da vicino la madre negli spostamenti. Da un punto di vista commerciale, Baby Shamu è stata indubbiamente un grande successo. È diventata l'attrazione dello spettacolo. Ma ben più importante è il fatto che ha dimostrato la possibilità di far riprodurre e allevare le orche in cattività. Essendo sempre più numerose le nazioni che proibiscono la cattura di questi cetacei nelle proprie acque territoriali,
Solo la riproduzione in cattività potrà un domani rendere ancora possibili spettacoli come questi. Molti delfinari sono stati criticati per le condizioni nelle quali vi erano tenuti gli animali, tanto che in alcuni paesi, come la Gran Bretagna, è stato proibito questo tipo di spettacoli. Bisogna però riconoscere che animali in cattività ben tenuti, cosa che comporta notevoli spese, permettono di far conoscere al pubblico alcune specie altrimenti non avvicinabili. La sopravvivenza delle orche in natura dipende anche da come il problema è sentito dall'opinione pubblica. E la gente è sensibile a questi problemi solo se si tratta di animali che ha imparato a conoscere. Le orche dei delfinari sono state addirittura definite ambasciatori della propria specie. Considerata la minaccia costante esercitata dall'uomo sulla natura, esiste una reale necessità di questi animali ambasciatori per mantenere viva la coscienza del problema. Ma è altrettanto auspicabile che gli esemplari ai quali è affidato questo compito ingrato vengano riprodotti e allevati in cattività, senza più ricorrere alla cattura di individui liberi in natura. L'efficacia del ruolo di questi ambasciatori è ben evidente in questa magica località del Canada occidentale, sulla costa settentrionale dell'isola di Vancouver. Nei pressi della baia di Robson Bight vi è una piccola insenatura nota agli studiosi come Robin Beach, cioè la spiaggia delle grattate. Fu scoperta nel 1973 da Ian McCuskey, uno dei primi ricercatori che si sono dedicati allo studio delle orche. È un luogo quasi magico, dove si possono osservare alcuni fra i comportamenti più strani e misteriosi di questi cetacei. È difficile stabilire cosa renda questo sito così attraente per le orche. È una baia riparata come molte altre nella zona e il fondo è costituito da ciottoli levigati. L'acqua non è particolarmente limpida, ma ciò non disturba i cetacei, che percepiscono il mondo esterno più con l'udito che con la vista. Forse la particolarità sta nell'acustica della baia, che però resta un mistero per l'uomo. Alcune orche fanno visita alla Robin Beach quando si trovano nei dintorni, mentre altre vi si recano appositamente compiendo anche lunghi viaggi. Tutte comunque si sfregano con molta soddisfazione contro i ciottoli del fondo. Sott'acqua le loro affusolate sagome emergono dalla profondità con movimenti tranquilli ma decisi. Gli scienziati non riescono a spiegare il significato di questo comportamento, la cui eccezionalità è confermata dal fatto che in nessun altro luogo le orche emettono vocalizzi come questi. Robin Beach è uno dei tre posti dove le orche sono state spesso osservate durante il parto. Gli altri sono un'altra piccola baia nelle vicinanze e le isole di San Juan. Ma l'isolamento e la magia di questi luoghi è minacciata. Nel 1979, l'apertura di una nuova strada nel nord dell'isola diede l'avvio ai disboscamenti in una zona quasi vergine. Il legno era utilizzato per le costruzioni e per soddisfare la domanda sempre crescente di cellulosa. I fianchi spogli delle colline circostanti sono la triste prefigurazione di cosa sarebbe diventata la baia se la deforestazione fosse proseguita anche sulla costa. Il particolare canto emesso dalle orche in questo luogo è accompagnato da un sottofondo molto meno musicale. Sono le eliche dei barconi che trasportano il legname alle segherie. Si presentò così l'urgenza di proteggere la Robin Beach. L'opinione pubblica ebbe il suo peso e contribuì a rendere la baia un'area protetta.
Oggi, con una proposta di legge, si vorrebbe proibire l'abbattimento di alberi lungo la costa. Gli scienziati potranno così continuare a studiare e forse spiegare il significato che ha questo luogo per le orche. Il loro comportamento è infatti molto strano. Alcune arrivano isolate, ma la maggior parte giunge qui in gruppo. È stato quindi ipotizzato che la baia abbia una precisa funzione sociale. Ma sono state avanzate anche altre spiegazioni che spaziano dall'igiene alla mistica. Le orche infatti potrebbero venire qui semplicemente per fare pulizia, utilizzando le lisce pietre del fondo per rimuovere i parassiti dalla loro pelle sensibile. Altri parlano di educazione sessuale, come se le orche più anziane avessero il compito di insegnare in queste acque alle più giovani i segreti del parto e dell'allattamento, che nei cetacei non sono completamente istintivi, ma dipendono in buona parte dall'apprendimento. È comunque certo un contenuto sessuale nelle attività delle orche in questi luoghi. Nessuno però ha ancora proposto una teoria pienamente convincente. Comunque sia, la protezione della Rabbin Beach è stata una vittoria importante per i ricercatori, per gli ammiratori delle orche e soprattutto per gli animali. Venticinque anni fa il disboscamento non sarebbe sicuramente stato fermato e le orche sarebbero state sterminate per tutelare i diritti dei taglialegna. Si pensi che nel 1955 la Marina degli Stati Uniti uccise, facendo uso di mitragliatrici, centinaia di orche al largo dell'Islanda per salvaguardare la pesca. Oggi un'azione del genere sarebbe inconcepibile. Quella che una volta sembrava una riunione di mostri crudeli è ora ammirata come un'elegante danza subacquea. Tentare di interpretare il significato di questo balletto è l'obiettivo di John Ford, un ricercatore canadese della più importante fondazione per lo studio delle balene della costa occidentale. Le sue analisi del canto delle orche hanno fornito molte informazioni non solo riguardanti il loro comportamento, ma anche l'identità degli esemplari e la struttura dei gruppi. I richiami di contatto emessi durante i trasferimenti sono caratteristici per ciascun gruppo. L'insieme dei suoni è stato definito dialetto. È interessante il fatto che viene tramandato da una generazione all'altra all'interno di ogni gruppo. Esistono solo due tipi di mammiferi che hanno la capacità di imparare e di imitare dei suoni: i delfini, orche incluse, e l'uomo. I suoni brevi e secchi prodotti da ciascuna orca sono utilizzati per l'ecolocalizzazione, come nei sonar. Una parte sostanziale del grosso cervello delle orche è destinata all'interpretazione degli echi di risposta rimandati dagli oggetti sott'acqua, incluse le eventuali prede. Oltre che per mezzo di una dozzina di richiami e tramite l'ecolocalizzazione, le orche spesso comunicano battendo l'acqua con le pinne o la coda. Uno di questi colpi è stato il preludio di un episodio tra una madre e il suo piccolo. La madre, chiamata Sharky, cioè squaliforme a causa della forma della sua pinna dorsale, stava dormendo, ma il piccolo, come tutti i cuccioli, voleva giocare. Sharky gli fece chiaramente capire che non voleva essere disturbata. Il dialogo registrato in questa situazione apparentemente tranquilla evidenzia i sentimenti di Sharky a mano che si spazientisce con il suo piccolo. Gli esperti di educazione infantile raccomandano di non preoccuparsi di quanto dormono i piccoli. Infatti riposano secondo il bisogno. Genitori irritati come Sharky potrebbero però obiettare che i figli sottraggono loro ore di sonno prezioso. Anche tra le orche, quando non si ottiene nulla con le buone, si ricorre alle maniere forti. Ma in questo caso Sharky sembra rispondere al piccolo in modo molto personale. È difficile cercare di interpretare i messaggi che le orche si scambiano.
Il loro mondo è talmente diverso dal nostro che la possibilità di capirne il linguaggio è del tutto ipotetica. Nessuno conosce davvero il significato del battito della coda sull'acqua, che provoca una sequenza di suoni simili ad esplosioni. Nel caso di Sharky, potrebbe esprimere un'emozione. Di tanto in tanto il gruppo si riunisce per riposare, rimanendo sonnolento in superficie per molte ore. In questa situazione, gli animali respirano ogni 30 secondi circa, emettendo un rassicurante borbottio dal tono molto basso. Ad intervalli regolari, l'intero gruppo si immerge nuotando lentamente sott'acqua per circa 5 minuti. Queste immersioni sembrano coordinate da un richiamo che tiene il gruppo in stretto contatto in ogni momento. Non si comprende però il perché di questa vicinanza così controllata per un animale che non ha alcun nemico naturale. Quando il gruppo giunge in contatto con un banco di salmoni, il canto e il comportamento cambiano rapidamente. Gli animali si suddividono in gruppi più piccoli e si gettano all'inseguimento delle prede. I richiami usati in questi casi potrebbero essere di incitamento alla caccia, ma potrebbero anche servire per mantenere il contatto fra i cacciatori. Alcuni individui, nell'eccitazione del momento, possono allontanarsi di parecchi chilometri. I pescatori raccontano che le orche cacciano in squadra, riunendo i salmoni in un banco serrato, dopodiché ogni individuo a turno si avventa sulle prede. Ma non è provato che la caccia si svolga sempre in questo modo e si pensa che di norma ogni individuo cacci isolatamente. Il cibo è abbondante. Infatti, nelle acque costiere dell'Alaska vi sono sterminati banchi di salmoni di ritorno alle loro zone di riproduzione nei fiumi. Questo è un maschio con la tipica pinna dorsale molto allungata che negli adulti di questo sesso può arrivare a quasi 2 metri di altezza. In superficie il mare è silenzioso, ma sott'acqua è percorso dai richiami delle orche in caccia e dagli echi dei loro sonar. Lo stretto Prince William è uno dei luoghi preferiti dalle orche a causa della grande quantità di cibo disponibile in estate. È un braccio di mare riparato con molte isole sparse, per lo più deserte, ad eccezione di alcuni porticcioli e pochi villaggi indiani. Situato nel Golfo dell'Alaska, è frequentato regolarmente da 10 gruppi di orche per un totale di circa 170 animali. Probabilmente alcuni gruppi trascorrono tutta l'estate nello stretto, mentre altri vi si fermano solo per poco. In altri periodi dell'anno, gli stessi gruppi sono stati avvistati vicino all'isola di Kodiak, ad ovest, e nell'Alaska sudorientale, complessivamente un territorio di caccia di oltre 1000 chilometri. Il lavoro condotto nelle acque dell'Alaska ha portato alla identificazione di alcune orche residenti in permanenza, appartenenti a gruppi avvistati per vari anni consecutivi nella stessa località. Come le altre che vivono più a sud, anche queste, durante gli spostamenti, si mantengono in contatto non solo attraverso i vocalizzi, ma anche fisicamente. Le orche non sono gli unici predatori dei salmoni. Durante la breve stagione estiva, i battelli che si dedicano a questa pesca sono molto numerosi.
I pescatori che usano le reti non hanno mai avuto problemi con le orche, ma quelli che utilizzano i palamiti hanno subito spesso gravi danni e ne è nata una dura lotta tra gli uomini e i cetacei. La macchia chiara sul margine della pinna dorsale di quest'orca è una ferita da arma da fuoco. Evidentemente, l'atteggiamento dell'uomo nei confronti delle orche non è ancora cambiato dappertutto. Uno dei ricercatori che operano in questa zona ha rilevato che mentre alcune orche sono difficilmente avvicinabili, altre sono molto incuriosite dalla sua imbarcazione. Una giovane femmina chiamata Bubbles, Bollicine, si avvicina spontaneamente alla barca quando la incrocia. Lungo le coste occidentali del Nord America è possibile osservare altre orche meno socievoli, definite erratiche per distinguerle dalla popolazione residente. Questi individui, che compaiono raramente nelle zone frequentate dai gruppi stabilmente presenti, ma che in Alaska rappresentano pur sempre un terzo degli avvistamenti, si comportano in modo molto diverso. In primo luogo, nuotano nel silenzio quasi completo e in gruppi più piccoli. I loro richiami, quando ne emettono, sono diversi da quelli delle residenti, ma di solito viaggiano senza chiamarsi affatto per una ragione molto valida. Esse cacciano principalmente altri mammiferi marini, i quali sono dotati di ottime orecchie. È il loro tipico comportamento percorrere le coste restando poco visibili, nella speranza di sorprendere qualche foca. Sono anche in grado di percorrere lunghe distanze. Un gruppo fu avvistato in Alaska in giugno e dopo 3 mesi era alle isole di San Juan, a quasi 1300 chilometri di distanza. Le orche erratiche mostrano il lato più aggressivo del carattere di questa specie. In California, un loro gruppo è stato visto attaccare una balenottera azzurra, un evento non raro, ma di cui esiste solamente questa testimonianza filmata. Alcuni scienziati ritengono addirittura che le orche erratiche possano costituire una diversa sottospecie, tanta è la loro diversità di comportamento rispetto alle residenti. È da scene come queste che probabilmente deriva il terrore che ne avevano i marinai del passato. Se le orche sono in grado di sbranare una balena, cosa potrebbero fare a un uomo? Resta il fatto che non è mai stato documentato un attacco deliberato di un'orca contro un essere umano, mentre sia le orche residenti sia quelle erratiche si nutrono di mammiferi marini quando il pesce disponibile non è sufficiente. Talvolta la caccia è molto spettacolare. A Punta Norte, nell'estremo sud dell'Argentina, Juan Carlos López osserva regolarmente comportamenti che una volta venivano considerati anomali. Le orche che ispezionano la costa in caccia di pesci hanno la possibilità di nuotare fino a pochi metri dalla riva, poiché il fondo degrada rapidamente. Anche lo scienziato argentino identifica le orche osservando soprattutto la pinna dorsale, le cicatrici e la sella grigiastra sulla schiena. Durante il corso dell'anno egli annota gli arrivi e le partenze di alcuni piccoli gruppi, le loro abitudini alimentari e il comportamento riproduttivo. Secondo i suoi dati, questo tipo di caccia molto vicino alla costa è del tutto comune. Questo gruppo familiare, in particolare, è presente nella zona per tutto l'arco dell'anno. È composto da una femmina, un giovane e un grande maschio adulto, con la pinna dorsale leggermente piegata. Il maschio si avvicina alla costa per cacciare, mentre gli altri due attendono a qualche centinaio di metri al largo. Lenti spostamenti lungo costa si alternano a momenti di attività frenetica quando l'orca localizza una preda. I gabbiani restano nei pressi del predatore, come è loro abitudine, per approfittare di eventuali avanzi. Un pesce, cercando la fuga, guizza fin nelle onde che si infrangono, inseguito dal maschio lungo circa 9 metri.
Le otarie che si trovano nelle vicinanze, pur non essendo direttamente in pericolo, sono visibilmente allarmate. La ripida scarpata e la risacca facilitano all'orca il ritorno in mare. Ma è disponibile un cibo più nutriente e più facile da catturare: le otarie e i loro piccoli. Il profilo della spiaggia in condizioni di bassa marea è molto importante per quello che sta per succedere. La costa rocciosa è interrotta da un profondo canale che termina in una spiaggia di ciottoli. Con l'alta marea, le otarie sono perfettamente al sicuro quando nuotano nell'acqua bassa dal fondo roccioso. Ma con la bassa marea devono stare attente. Se si spingono nel canale o riposano sulla battigia, il sonar dell'orca è in grado di localizzarle. Questi attacchi avvengono durante tutto l'anno, ma spesso non hanno successo. Sebbene rappresentino un comportamento derivato dalla pesca in prossimità della riva, attualmente fanno parte del normale repertorio di caccia delle orche della Patagonia. I mesi nei quali la caccia è più fruttuosa sono marzo e aprile, quando i cuccioli di foca osano allontanarsi dai genitori senza essere ancora altrettanto esperti. Rimanere nell'acqua esposti alle mascelle dell'orca sembra un comportamento folle, ma le otarie adulte conoscono perfettamente la posizione del margine roccioso sul fondo, che le orche non vogliono o non possono superare. Ma se gli adulti sanno come tenersi fuori dalla portata dell'orca, i giovani più inesperti sono una facile preda. L'unico attacco sicuramente documentato di un'orca nei confronti dell'uomo avvenne in California, dove un ragazzo che praticava il surf fu aggredito, forse per curiosità, da una giovane orca che comunque non lo uccise né lo ferì gravemente. Queste otarie invece non vengono affatto catturate per errore. Le orche le conoscono molto bene e le cacciano avidamente. Un cucciolo di otaria è un pasto proporzionato all'appetito di una giovane orca. Il maschio porta la preda in acque più profonde, dove la femmina e il piccolo lo attendono. Alcune volte anche la femmina si avvicina alla spiaggia per cacciare, ma la parte maggiore del lavoro tocca al maschio. Ogni giorno, per molte ore, durante tutto il periodo di riproduzione delle otarie. Le perdite sul totale della popolazione dei leoni marini non sono gravi. Ma per la famiglia di orche, quando il pesce scarseggia, questa caccia rappresenta un'importante alternativa. A Punta Norte cadono vittime delle orche anche animali di maggiori dimensioni. Sulla stessa spiaggia, infatti, esiste anche una piccola colonia di elefanti marini che si riproduce ogni primavera. Quando i giovani raggiungono il primo anno di vita, iniziano a battersi per stabilire la loro posizione sociale all'interno del gruppo. In pratica fanno le prove dei veri combattimenti che sosterranno fra 2 o 3 anni, quando ogni maschio dovrà conquistare il diritto di accoppiarsi con tutte le femmine che riuscirà a sottrarre agli altri maschi. Sebbene i danni provocati siano minimi,
le lotte hanno l'importante ruolo di decidere la posizione sociale dei giovani maschi. Però contribuiscono anche a distrarli da ciò che succede attorno a loro. Questi giovani maschi che si fronteggiano pesano poco meno di mezza tonnellata. Un'orca di 8 metri pesa invece ben 6 tonnellate e mezza. Vediamo nuovamente l'attacco. Questa volta al rallentatore. La lotta per lo status sociale assorbiva completamente l'attenzione dell'individuo rivolto con le spalle al mare, che non ha saputo reagire rapidamente quando il suo rivale è fuggito. L'orca porta la preda alla sua famiglia 400 metri al largo. È stato anche osservato che le foche vengono consegnate ancora vive alla giovane orca perché le uccida e impari così progressivamente a cacciare. In altre zone del mondo, solo le orche erratiche catturano mammiferi. In Patagonia l'opportunità e il bisogno occasionalmente possono indurre lo stesso comportamento anche nelle orche residenti. I gabbiani e le procellarie si radunano nei pressi come avvoltoi. Il paragone è corretto. Le orche infatti sono i leoni degli oceani, al vertice della catena alimentare del loro ambiente. Nei mari di tutto il mondo il loro comportamento sociale, la loro evidente intelligenza, insieme con la loro forza e le loro dimensioni, le rendono invincibili. Solo l'uomo è in grado di competere con le orche. Come le tigri, i leoni e gli orsi polari, le orche sono state mal giudicate dall'unica specie animale che non ha saputo accettarne la supremazia nel loro ambiente. La giovane orca si avvicina per ricevere la preda che suo padre ha catturato. Essa fa parte di una nuova generazione di orche che gode di comprensione e di protezione da parte della nostra specie. Fino a poco tempo fa le sterminavamo, spinti da un terrore irrazionale. Se l'uomo è cambiato, lo si deve anche alla povera Moby Doll e ai tanti esemplari tenuti in cattività nei delfinari, quelli che abbiamo definito gli ambasciatori. Noi crediamo di essere stati i primi a scoprire questa comprensione e tolleranza verso le orche. In realtà siamo stati preceduti in tempi antichi. Le popolazioni che conoscevano meglio le orche, gli indiani del nord-ovest americano, ne hanno sempre avuto rispetto e le hanno considerate amiche per migliaia di anni. Un clan aveva addirittura fatto dell'orca il proprio totem. A questo proposito esiste una leggenda. Nahat Slaney era un grande e rispettato cacciatore che cacciava in compagnia dei suoi tre cognati. Questi, gelosi del suo successo, lo abbandonarono su uno scoglio affinché annegasse al salire della marea. Il più giovane dei cognati non voleva che morisse, ma non fu in grado di aiutarlo. Allora apparve un uccello marino, un'uria, che portò Nahat Slaney sott'acqua, in un mondo segreto. Gli abitanti del luogo lo misero in una grande bolla d'aria ed egli giunse in salvo sulla riva. La moglie di Nahat Slaney fu mandata a prendere in segreto gli utensili del marito. Nahat Slaney scolpì un mostro terribile che chiamò Ket. Ti ho creato perché tu possa vendicare una cattiva azione. Vedrai tre uomini in una canoa. Uccidi i due malvagi, ma risparmia il più giovane.
L'orca eseguì l'ordine e portò il più giovane dei cognati a riva, incolume. Poi Naatslani ordinò a Ket di non fare più del male agli uomini e liberò l'orca nel mare. Il resto del mondo ha incominciato a conoscerla e a comprenderla solo negli ultimi 20 anni.